Dall'alba di ieri è entrato in vigore il provvedimento a Sant'Agata del Bianco, zona rossa, 582 anime alle pendici dell'Aspromonte, in provincia di Reggio e nella Locride. Il Paese è blindato. Situazione del tutto inedita per il Comune che il 3-4 ottobre dovrà tornare alle urne per le elezioni amministrative, finito in zona rossa assieme alla limitrofa Caraffa del Bianco, in regione, della crescita repentina di casi di infezioni da Covid-19. È preoccupato e non nasconde il primo cittadino Domenico Stranieri, vaccinato e in possesso del Green Pass, ma tappato in casa per senso di responsabilità verso i suoi concittadini dopo che sono emersi 13 casi confermati attivi dei quali più del 60% registrati nelle ultime 24 ore su una popolazione di poco meno di 600 abitanti. Un problema ammette stranieri non solo sul piano sanitario, ma anche per quanto riguarda l'aspetto amministrativo. La macchina elettorale è remoto, sono stati programmati incontri con i cittadini e i candidati e tra pochi giorni ci sono adempimenti come la presentazione delle liste invece. Ma cosa è successo? Da quel che abbiamo potuto ricostruire il focolaio sarebbe partito tra i giovani e poi si è diffuso. Appena abbiamo avuto il modo di constatare l'aumento dei contagi in passato, sempre molto ridotti, tra l'altro il comune è stato uno dei primi in Calabria ad adottare la scheda di accesso, abbiamo, dice il sindaco, subito provveduto ad adottare dei provvedimenti drastici e anche Impopolari. Abbiamo chiuso piazze, annullati eventi pubblici e tornei sportivi. Sant'Agata è il comune che ha dato in Natali allo scrittore Saverio Strati Premio Campiello nel 1977 con il Selvaggio di Santa Venere e autore di altri straordinari romanzi, frutto anche della sua esperienza di emigrato. Rimane un dato che da oggi Caraffa del Bianco è Zona Rossa, il comune il cui centro urbano si collega senza soluzione di continuità ed è interconnesso a quello di Sant'Agata del Bianco. E dunque in questo minuscolo comune la situazione sembra anche più complicata per maggiore incidenza di positivi. I casi confermati attivi infatti sono 19, dei quali più del 63% registrati nelle ultime 24 ore, su una popolazione di soli 478 abitanti.